Daniela Virgilio, l'indimenticabile Ciao. Patrizia di Romanzo Criminale di Stefano Sollima. 10 anni or sono. Che cosa ha significato per te quella serie per la tua carriera? Allora, è evidente che è partito tutto da là, quindi sono grata in eterno a Stefano Sollima e alla serie. È vero che è un personaggio talmente forte che mi è rimasto addosso, per cui le persone adesso sono entusiaste, dai, Patrizia di Romanzo Criminale, e poi mi chiedono, e poi che cosa hai fatto? Quindi sono 10 anni in realtà che faccio questo mistero, ho fatto un sacco di cose, ma è talmente forte quel personaggio che io rimango, a livello proprio di impatto visivo, io rimango quella roba lì. Che da una parte è bello, perché se fossi rimasta, cioè, nei cuori delle persone per un ruolo, che ne so, tipo la Fede Fantozzi, per, no, senza togliere niente, però per dire, no? Bombolo, che ne so, simpatica, però invece quello è un ruolo forte, una donna forte, quindi effettivamente sono contenta. Mi piacerebbe fare qualcosa di altrettanto potente, e quindi poi poter regalare un immaginario diverso agli altri, poter essere vista anche in modi diversi, insomma. Penso che la pretesa di tutte le attrici, non ho detto niente di originale, quindi. Quella è stata la prima serie di punta italiana. Adesso sì. Come la vedi tu la serialità italiana? Segui qualche... Allora, altro? Sì, quella è stata la prima, penso che poi è nato, no, un filone che a me piace molto, a livello di qualità secondo me ha dato il via a qualcosa di molto interessante. Quello che sostengo io è che anche la tematica è rimasta però un po' più o meno la stessa, quindi ci siamo molto affezionati, no, al... ambientata a Roma o a Napoli, però comunque abbiamo visto e rivisto la malavita, abbiamo rivisto quel tipo di criminalità, quelle cose lì. Allora la speranza è che anche i temi possano variare, quindi trovato un livello di qualità alto, variare un po' i temi. Però questa cosa sta accadendo, perché adesso stanno uscendo o sono in preparazione delle serie su temi un po' di fantascienza, adesso non posso, però ti ricordi il vecchio Fantaghirò, quei filoni un po' di fantasia, stanno uscendo serie sulle streghe, sono in lavorazione serie sulle streghe, su altri tipi di argomenti, e quindi secondo me ci stiamo arricchendo sempre di più anche da quel punto di vista, ed è molto interessante. Quindi non ne hai una del cuore italiana, adesso parliamo, che non sia la mia, che non sia un romanzo no, italiano no. Cinzia Vallesi è nota da buon costume col nome di Patrizia. È una puttana che dobbiamo cercare, Canton. No, allora, italiane che preferisco farle piuttosto che guardarle, però invece guardo un sacco quelle di Netflix, ovviamente. Allora, in realtà adesso per esempio sto guardando una serie francese che è Chiami il mio agente, su tutto il mondo degli agenti, che è intrattenimento. C'ho avuto 30 anni di febbre per 10 giorni, quindi mi serviva una cosa. Però non lo so, dalla casa di carta di cui parlavamo prima, ci sono mille. La cosa bella appunto è la varietà proprio degli stili, cioè che sia commedia, tragedia, ho visto quella su O.J. Simpson, puoi trovare qualsiasi tipo di cosa. E la cosa interessante della serie è che, a differenza di un film, a parte che sono pillole, no? 40 minuti, c'hai una pausa pranzo, allora è qualcosa che è proprio più facile come per il pubblico, piuttosto che metterti seduto in poltrone e stare 2 ore e mezza a vedere un film. Ma poi possono spaziare di più a livello di argomenti e possono andare in profondità. Cioè, una serie di 24 puntate ti permette di lavorare sui personaggi e sulle location, sulle ricostruzioni storiche in maniera molto più approfondita. La serie è bellissima, che hanno fatto adesso su The Crown, ad esempio, no? Tutto, quindi l'etichetta, il modo di muoversi, il modo di parlare, c'è stato uno studio anche storico, quelle cose nei film, nei capolavori ovviamente si possono vincere, ma non possono essere dettagliate o comunque raccontate in maniera così lunga, quindi crei proprio un mondo, cioè tu pensi al Trono di Spade, proprio è un altro tipo di mondo, hanno creato un altro contesto. Progetti futuri? Allora, sì, uscirò nella serie di Rosy Abate, la seconda serie, quindi accanto a Giulia Michelini, però stavolta io starò dalla parte dei buoni, perché faccio parte della polizia e sono la, senza spoilerare troppo, però la fidanzata di Mario Squeglia, che è appunto il coprotagonista accanto a Giulia. Quindi sono comunque all'interno di un triangolo, cioè questa cosa mi appartiene nei secoli dei secoli, io comunque sto all'interno di un triangolo amoroso, però questa volta sono una personcina retta, vestita, carina e niente, di più non vi posso dire.